che l'ho dato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. La messa che assistete questa sera è la messa che è stata celebrata in tutti questi giorni dell'ottava di Natale. Non è una messa prefestiva, è domani la messa del primo gennaio, ottava solenne del Natale, nonché nell'antico calendario circoncisione del Signore. Oggi è uno dei giorni, l'ultimo per la verità, il giorno di San Silvestro, che come commemorazione, l'ultimo dei giorni dell'ottava. Cioè per 8 giorni la Chiesa continua a celebrare il Natale di Cristo e lo completa solennemente con una messa di precetto il primo gennaio. Quest'anno coincide con la domenica, ma sapete bene che il primo gennaio c'è sempre l'obbligo morale grave della messa, proprio per questa ottava solenne del Natale. E quindi tutta la messa parla ancora del Natale di Cristo, in tutte le sue parti, nelle letture, l'Epistola, Vangelo, ma nel graduale, nell'introito, in tutte le parti della, che la liturgia canta in questi giorni. Ma è inutile negarlo, questa messa dell'ultimo giorno dell'ottava di Natale ha una importanza particolare perché è l'ultima messa dell'anno. E noi siamo qui per la messa, ma soprattutto per il Te Deum, che canteremo dopo, inginocchiati di fronte a Gesù realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Vedete, io l'ho sempre ricordato in questi più di 20 anni di celebrazione delle messe qui, in questa chiesa di Bocconi. È un segno di civiltà indiscussa il Te Deum. C'è chi non capisce l'importanza del Te Deum, non ha capito il cristianesimo della vita, e tanti amici non lo capiscono ancora. Anche tanti che si dicono cattolici, magari a voce tonda, ma non lo sono in effetti. Perché? Perché se l'uomo si stacca da Dio, si distrugge nella sua vita, tutto. E il Te Deum è il modo che hai visibile, tangibile, culturalmente intelligente, per dire che ti rendi conto di questo, che tu non puoi vivere senza Dio, che non puoi stare senza di Lui. E quindi all'ultimo giorno dell'anno ti ginocchi di fronte a Lui in modo solenne, anche se l'hai fatto per 365 altri giorni, devi farlo in modo solenne il 31. Se l'uomo si stacca da Dio, il tempo che passa, il tempo, è disfacimento. Il tempo che passa è il tempo della distruzione. È così la vita. Nel migliore dei casi invecchiamo e moriamo. E tutto, non solo noi, tutte le cose della vita, tutte, tutto e tutto si distrugge. Il tempo segna la distruzione. Se non c'è Dio, c'è solo questo quando si ricorda il passaggio di un anno. E voi sapete che con il disfacimento della nostra vita e con il disfacimento delle cose, a partire dalle più preziose, c'è il rimpianto e qualche volta c'è la rabbia. Perché se il tempo porta dentro la distruzione, se è colpa tua è il rimpianto, se è colpa di altri è la rabbia. Così la vita. Penso proprio di non esagerare. Ma possono mimetizzare con quanti fiocchi volete, ma le cose stanno così. Faranno così. Perché il tempo
che passa. Sia buono, deve esserci Dio. E tu devi essere unito a Lui. Ma l'unione con Dio non è una cosa cerebrale, è una cosa fisica. È vivere con Dio. È fare le cose di Dio. Perché il tempo sia buono, devi fare le cose di Dio. Io so che questo lo sapete, molti di voi lo sanno, ma bisogna farlo. Non bisogna saperlo, bisogna farlo. Intanto il tempo è creato da Dio. Il tempo non c'era, come non c'era il mondo, l'universo. Il tempo l'ha fatto Dio, che è l'essere, l'eterno, l'onnipotente. Ha creato Lui il tempo. Non esisteva il tempo. Voi capite che è assurdo vivere il tempo senza Dio, che l'ha creato. Non solo ha fatto la nostra vita, ha fatto il tempo. Voi capite che il positivo c'è solo se c'è Dio, perché il tempo stesso è creatura sua. Non solo noi, il cielo, le stelle, gli alberi, il tempo. Un giorno anche la scienza arriverà a capire pienamente queste cose. E molte volte alcuni scienziati sono più avanti di alcuni uomini religiosi nel capire questo. E il tempo è dato perché tu impari a unirti di nuovo a Dio. Siccome il tempo è stato rovinato dal peccato originale, non solo la nostra vita, anche il tempo che passa, ha dentro il male, la malattia e la morte, di noi e di tutto il resto dell'universo. Dio ha voluto che il tempo tornasse ad essere il luogo della benedizione, a condizione che tu fai il lavoro di stare unito a Lui. Ed è un lavoro, non puoi restare come sei, devi diventare sempre di più unito a Dio, facendo le opere di Dio. Le opere di Dio sono fatte della preghiera e della carità. Devi dimenticare te stesso, perché Dio riempie la tua vita attraverso la Santa Liturgia e attraverso il bisogno che il Signore fa nascere attorno a te. Allora uno lavora per te, nella preghiera e nella carità, nella preghiera e nella carità. Il tempo Dio l'ha reso di nuovo benedetto, morendo in croce, nascendo alle tre, non a caso il Capodanno è dentro questo, dentro l'ottava del Natale. Ma c'è niente a caso. L'ha reso benedetto venendo ad abitare il tempo, morendo in croce per noi. Non ha tolto la malattia e la morte, non ha tolto il fatto che le cose si dispano, ma ha fatto del tempo il luogo fisico dove tu ti unisci, dovresti unirti sempre di più a Lui. Dio è venuto a cercarti perché tu non viva più per te stesso, ma per Lui che è morto e risorto per te. Attenti però, c'è un grande pericolo. Va di moda dire che è veramente pericoloso, perdonatemi, ma datemi questo qualche minuto su questo. C'è un sacco di gente che parla della positività del tempo e delle cose, quelli che pensano in modo positivo, sono demoniaci questi. È la forma che il demonio ha usato per strappare le persone a Gesù Cristo. Sono tutte quelle varie forme di buddismo più o meno moderno che stanno circolando ancora, chiamatele come volete, ma la radice è quella, eh? Sono le false e demoniache religioni orientali. Cercano la positività dimenticando il disfacimento. Inventano la reincarnazione, inventano tutte queste cose qui, eh? E c'è la gente che dice no, bisogna essere positivi, no, no. La positività è un tu che ti sta di fronte, che si chiama Gesù Cristo. Il tempo è positivo se è uno da guardare, da pregare, da invocare, a cui gridare, Signore Santo. È concreto. Diffidate da questo positivo vuoto
di cui troppi parlano anche nella Chiesa. Il positivo ha un volto, è Cristo incarnato e morto in croce, il Redentore, il Redentore. E il Te Deum, l'avete a pagina 77 tradotto, nulla vieta che uno durante la messa fa un po' di meditazione, perché non bisogna. La messa è anche il tempo in cui potete pregare, mentre il sacerdote fa le cose di Dio. Pagina 77, avete tutto il Te Deum. E se voi lo vedete, è trinitario, Dio Padre, nello Spirito, ma dopo si rivolge tutto a Gesù Cristo. Tutto a Gesù Cristo. È la positività del tempo, Signore, perché ci sei tu. Non permettere che mi stacchi da te. Abbi misericordia perché ho vissuto per me stesso e non per te. Adesso dammi la grazia di stare con te. È tutto così. Facciamo in modo che sia così anche la nostra vita. Il Te Deum è dolce ed è drammatico. Ed è giusto che sia così. Finisce in ginocchio, Salvo, fa popolo tuo, fa, salva il tuo popolo, Signore, è un grido, non è una cosa ovvia, perché siamo nel tempo, dentro la battaglia della vita. Va, c'è il volto divino e umano di Gesù Cristo. Avremo il tempo domani, la messa domani, a considerare la profondità dell'unione ipostatica, vero Dio e vero uomo. È il volto, è Gesù Cristo. Domandiamo per intercessione di Maria Santissima la grazia di essere sempre più suoi. Sia lodato Gesù Cristo.